tutto il volontariato che abbiamo in Italia, certo, è difficile, certo, trovarlo in altri paesi. Ciò che si fa in genere è perché ciò che si fa per gli altri è perché comunque ti aiuta ad acquistare meriti, ti aiuta a scontare i tuoi peccati. C'è sempre una motivazione nel dare, ma la gratuità viene dal Vangelo ed è questo che forse abbiamo un po' dimenticato. Quando ci si trova a parlare con persone che hanno altre categorie culturali, altri modi di pensare, ci si rende conto per riflesso di quanto abbiamo ricevuto dalle nostre tradizioni cristiane, però non ce ne rendiamo più conto che vengono da lì, ma fanno parte, certo, del nostro vivere. Ad esaltare la grande solidarietà italiana, il Suor Teresa Bello di Sapri appartiene alla Congregazione delle Missionarie di Maria Saveriana. Da tempo è al servizio delle popolazioni povere, una che vive di volontariato mettendo a rischio anche la sua vita. Da 16 anni è in Thailandia, nel sud asiatico che conta 60 milioni di abitanti, tra questi solo lo 0,6%, una piccolissima parte, è cristiana. Prima della Thailandia è stata in Sierra Leone, nell'Africa occidentale, dove visse anche un terribile episodio. Tra giugno e marzo del 95, durante una guerra civile, fu sequestrata dai ribelli del governo locale. La vocazione di Suor Teresa è quella di annunciare il Vangelo a coloro che non conoscono Gesù. E negli ultimi tempi si fa aiutare anche dal libro Va, dona la vita, che racconta la morte di tre missionarie saveriane uccise barbaramente in Burundi nel settembre del 2014. Una storia drammatica che la missionaria saprese ha ricostruito in un'intervista rilasciata a Gaetano Bellotta, che potrete seguire questa sera alle 20:30 e mercoledì 26 ottobre alle 15:00.